E che Dio ce la mandi buona. Buongiorno amici. Ciao Andrea, come stai? Bene, grazie. Saluto tutti. Allora, aspettiamo i nostri amici che interverranno quest'oggi e troveranno una sorpresa, una sorpresa. Diamogli tempo di arrivare. Ciao Daniele, il primo da YouTube. Forza signori, accorrete numerosi. Oggi abbiamo un ospite speciale. A sorpresa, non ve l'avevo anticipato. Ciao Giancarlo, ci state sentendo? Sì, sta streamando tutto bene su Facebook e YouTube. Giuseppe, fantastico. Diteci se c'è eco. Antonio, Giulia, Giuseppe, fantastico. Andrea Carosi, bravissimo Giuseppe. Bene, forza ragazzi, sorpresone per voi. D'altro canto, come faccio a stupirvi ogni volta? No? Andrea, come stai e dove ti trovi? Ebbene, sto a casa in Sardegna, abbiamo finito adesso la lezione dell'Academy e quindi sicuramente ci sarà qualcuno che avrà fatto adesso lezione sulle onde. Molto bene, stiamo andando molto bene, soprattutto con la parte Academy. Molto molto bene, molto entusiasti tutti quanti. Fantastico. Oltre ai risultati, sì. Eh sì, infatti, so che dei risultatori ne parleremo. Nel frattempo vedo Andrea, Stuparigino, Donato che si stanno collegando. Fantastico. Sorpresona, dicevo oggi, collegamento in diretta con Andrea. In questo momento ti trovi dove, Andrea? In Sardegna? Sì, Alghero, sì. L'ultima volta ci Alghero siamo. Sì. in attesa che posso ritornare alle Canarie quando aprono l'aeroporto, ecco, vediamo un po'. Infatti, l'altra Ancora volta siamo bloccati. collegati, io ero in Messico, tu eri alle Canarie. Quando pensi che lo riapriranno l'aeroporto? Penso a metà giugno, sì. Ah, Per ok. chi, no, non per i turisti, solamente per chi ha l'attività lì. E quindi apriranno, penso, scaglioni, come qua in Sardegna. Tutto chiuso, quindi aspettiamo un po'. Ok. Aspettiamo la Ragazzi, siamo situazione. pronti. Vedo che in chat siete tantissimi. Super pronti e super carichi, e quindi che domanda facciamo ad Andrea Carosi per iniziare? Vai, forza, facciamo pilotare la live direttamente agli amici in chat. Che domanda facciamo ad Andrea? Decidete voi, su via. Fate la domanda che io la riporto sulla pancia del video. Vediamo un po' che domanda facciamo. Buonasera a tutti, state accorrendo numerosissimi, fantastico. Forza, forza che facciamo un record oggi, forza ragazzi. Ok, come si sta alle Canarie? Va bene, dai. Iniziamo con una domanda di riscaldamento. Perché alle Canarie come si sta alle Canarie? Dal nostro amico Punta Beh, alle Production. Canarie, diciamo, si sta molto bene perché il clima è 20, 12 mesi l'anno dai 22 ai 32 gradi. Quindi è sempre estate, il turismo è tutto l'anno, il clima è bellissimo, il mare non è come quello della Sardegna, ma ci accontentiamo e quindi si sta molto bene, soprattutto l'organizzazione dei trasporti, le linee. La tassazione è fondamentale. Quanto è E la tassazione quindi delle Canarie, Andrea? la tassazione canaria, i primi 2 anni di attività è il 15% sull'utile, fino a 300.000 euro. E il capital gain che ce lo chiedono sempre sulle persone fisiche per il trading è comunque come si vede? Guarda, mi hanno detto che era l'11%. L'11% contro, mi sembra, il 25 qua, no? 6, 26. Avete Allora, scritto, no, è l'altra 26 io. domanda è come vi siete conosciuti? Chi ha conosciuto chi e perché? Beh, Carmine. allora, sì, la conoscenza è stata tramite corso. Ho fatto un corso con te, il non direzionale, e da lì parlando. Venuta, cioè, diciamo che il corso non direzionale l'avevo fatto più che altro per riuscire a parlarti un po' più direttamente, perché avevo delle idee, avevo in mente Sì.
questa infatti startup. Non facevi domande né niente, è stato un approccio. Diciamo. Il corso, infatti, se non mi ricordo mai cosa abbiamo finito. Boh. No, è stato tutto una scusa, mi ricordo. Infatti tu eri già bravo, dicevo, che cazzo fa il corso, che lui è già capace di fare la sua roba con le statistiche. Boh. Sì. Però ecco, siamo sempre al suo discorso, quello che dici te. Uno magari può avere un'idea, può essere bravo, però se non ha chi lo aiuta nello sviluppare quest'idea, e io ho bisogno di una persona, quindi sono stato il precursore, cioè non solo io, magari anche altri, però uno dei primi a lanciare una startup con te. Quindi tu, e poi sono venuto in Svizzera, un appuntamento, ci siamo parlati, abbiamo cominciato. Tu mi hai messo a disposizione, diciamo, la parte organizzativa, la parte tecnologica, che è di primo livello. Io penso che noi, almeno nel mio sito Ready to Forex, diamo ai clienti uno sviluppo tecnologico sia di indicatori sia della gestione dei segnali. Penso che siamo nei primi in assoluto, sono sicuro, perché abbiamo fatto un lavoro informatico pazzesco grazie a tutto lo staff tecnico che c'è dietro. Quindi diciamo che non avrei fatto nulla se non avessi avuto un contorno, un'organizzazione, il marketing che mette a disposizione per farsi conoscere. E poi chiaramente uno deve anche avere le idee e le qualità, però se uno ha l'idea ma non ha la persona che ti spinge a svilupparla, è un po' difficile. Quindi ogni volta che tu parli di questo, io dico sempre, speriamo che c'è qualcuno che le dia ascolto, perché è veramente, chiaramente uno deve avere un'idea e delle capacità, però non tutti quelli che hanno idee e capacità poi riescono ad andare avanti, e tu sei uno di quelli che non solo me ma anche altre persone sei riuscita a sviluppare le proprie idee. Poi è chiaro, uno deve essere bravo anche a portarla avanti. Però il merito, io avevo questa voglia di approcciare, quindi ho fatto questo corso, era pure caro, sembra 800 euro. È caro! Oh. Era un corso importante. Cioè, io dico sempre che un corso Forex deve essere un corso costoso, perché se io ti insegno a guadagnare non può costare 10 euro. Se io ti insegno a guadagnare, è un corso buono, il corso va pagato, quindi io ho pagato la giusta quota. Però diciamo che il corso non era proprio l'obiettivo, ma era un'altra cosa. Grande, mitico. Senti, c'è una domanda easy. Che stile di trading applica Andrea? Probabilmente Mario, non so se ci ha mai visto insieme, non sapeva forse che lavoravamo insieme, anche a questo serviranno queste dirette, così conoscete tutta la mia squadra. Che cosa fa Andrea e che cosa fa di diverso? Perché c'era un altro amico che chiedeva anche se ci sono delle differenze. Sì, ci sono delle differenze. Andre, come vuoi spiegare queste differenze? Come vuoi descrivere e riassumere il tuo sistema di lavoro? Allora, innanzitutto è un trading molto, molto sereno e tranquillo. Un trading che noi inseriamo le operazioni la sera alle 23, alla chiusura della candela daily. La mia non è una strategia, è la lettura corretta statistico-matematica dei grafici di tutti gli strumenti finanziari che tradiamo. Io ho diviso il weekly e il daily in onde, e sto facendo, diciamo, l'ultimo tassello addirittura di sviluppare le onde dall'H1 per arrivare al daily, ma non per tradare l'H1, per capire le sottoonde del daily, in modo di avere delle entrate non in intraday ma seguendo le onde del daily. Questo è uno studio che stiamo facendo, molto molto importante, stiamo quasi finendo. Sto facendo partecipare anche i clienti a questo studio. Praticamente il daily è il cuore della strategia, quindi il daily è formato da onde, però queste onde sono formate da sottoonde. Le sottoonde si vedono nei time frame inferiori, dall'H4 all'H1, che non ci servono a entrare, ma ci servono per tracciare il percorso. Quindi quando mi rendo conto che comincia una sottoonda sul daily, lo vedo dai time frame inferiori. Questo è l'ultimo studio nuovo che stiamo facendo. E siamo
diciamo, siamo molto contenti di tutto, anche se in questo momento è veramente un mercato difficile perché, per esempio, domani, durante la trading room del mercoledì, spiegherò a tutti gli allievi quante compressioni daily ci sono in questo momento. Cioè, praticamente il prezzo sul daily, per esempio, euro-dollaro, sterlina dollaro, dollaro franco-svizzero, è in una figura geometrica, cioè il prezzo non fa le onde, non fa massimi e minimi crescenti, ma fa degli zigzag. E questo è un periodo che a noi non interessa perché noi tradiamo le onde, non le compressioni. Quando si romperà una compressione, entreremo su questi crolli. Ad esempio, euro-dollaro si vede che sta salendo e scendendo ogni giorno, cioè un giorno sale, un giorno scende. Questo a noi non va bene perché di solito quando c'è un'onda parte, magari c'è un piccolo ritracciamento, ma parte e vai. Invece sta continuando a scendere, magari domani risalirà un'altra volta, proprio perché è in una figura geometrica. Perché dopo la grande discesa di euro-dollaro siamo arrivati in un punto di supporto nel mensile addirittura, dove il prezzo si sta riposando dopo questa discesa. Si sta riposando proprio per iniziare magari una nuova salita. Però in questo momento, prima di fare la salita, il prezzo sta in compressione, sta formando un cono, si vede proprio un cono. Adesso non riesco a fartelo vedere col telefono, però adesso vediamo un po' se Giordano, riusciamo. siamo in diretta con la connessione della Repubblica Dominicana, per ora siamo contenti che riusciamo a stare insieme, non condividiamo niente, per l'amor del cielo. C'è una domanda di... No, A meno che tu non riesca a disegnarlo su un foglio di carta. La domanda di Giuseppe è: ma non si riesce con tutto questo squadrone così bravo a sviluppare un sistema automatico? Allora, questa qui è una cosa, ci tengo particolarmente a questa domanda. Allora, noi troviamo i segnali con l'indicatore OTV. L'indicatore OTV è frutto di anni di lavoro, di confronto tra il mio cervello e l'indicatore. Quando l'indicatore è stato uguale al mio cervello, io l'ho messo dentro. Io non credo alle cose automatiche perché è il cervello dell'uomo che mette i segnali. Perché ti faccio un esempio. Se io metto un qualcosa di automatico, l'automatico non riesce a vedere alcune cose che vedo solo io, come le onde, come i livelli di supporto e resistenza, come le divergenze, come le notizie del giorno dopo. Quindi io ti faccio una. A chi mi ha fatto questa domanda? Io gli chiedo, quanti sistemi automatici hanno fatto diventare ricchi? Vediamo se ci risponde. Nel Vediamo frattempo, se ci risponde. Marco dice: dovreste mandare in giro commerciali per far venire a conoscenza del vostro servizio. Oggi ci stanno scrivendo delle cose in chat esoteriche, tra l'altro, fantastico. Prima uno ha scritto: Max, i tuoi corsi non sono mai stati a buon mercato. Hai aperto il vaso di Pandora, Andre. No, ma Ok. allora, cioè, io vorrei dire una cosa, ma allora, il concetto è questo. Il Forex è una materia che permette alle persone di guadagnare o perdere. Cioè, due sono le cose, guadagno o perdo. Sì. Se io faccio un corso in cui poi dopo il corso tu diventi indipendente e guadagni come la stragrande, forse non la totalità, dei miei allievi. Non è possibile che io ti faccia fare un corso per guadagnare e che costa poco. Cioè, c'è un controsenso. Se il corso costa poco, vuol dire che non è un corso per guadagnare. Ci cioè, faccio un esempio. Io adesso, vediamo se riusciamo. Prendi il telefono, guardate, Della guarda. diretta, Andrea. Ah, fantastico. Si vede il grafico di euro-dollaro? Sì. Vedete il grafico di euro-dollaro daily? Vedete che euro-dollaro è dentro un cono? Si vede? Yes. Un sistema automatico. Allora, nel frattempo Andrea è caduto, ma sicuramente si collegherà. Gli ho detto: non toccare niente, Andrea, che è già un miracolo, ti prego. Niente, Andrea si ricollegherà. Nel frattempo c'è chi dice: il costo del corso lo recuperi. Chiaramente, se tutto va bene,
Vediamo che Andrea si ricollega. Eccolo qui che sta arrivando. Per me un buon EA è solo un investimento per diversificare il portafoglio, dice Carmelo. Ok, pronto, nel frattempo pronto. Vediamo se... Pronto? Andrea, io ti sento, ma per ora sei solamente blu, sei azzurro. Pronto? C'è una schermata azzurro puffo. Ti sento, Andre, ma sei blu. C'è un quadrato azzurro pronto, puffo. Pronto, pronto? Tipo rettangolo di congestione, te l'avevo previsto, Andre, che cadevi giù. Perfetto. Sei blu, Andre, sei blu. Sei profondamente blu. Me piscio, dice Andrea. Ma lo sapevo io, lo sapevo che cadeva tutto, lo sapevo. Lo sapevo, ma va bene, perché siamo durati senza interruzioni 18 minuti la prima volta. Fra l'altro, se non toccavamo niente, andavamo fino alla fine. Allora, Andrea, nel frattempo vi dico che utilizza le onde di Elliott, approccio statistico, perché lui viene dalla statistica. E lui viene in particolare da una laurea in statistica, quindi ecco, viene da sé, magari per chi non lo conosce ci stava a dirlo, viene da sé che questa cosa andava detta. Siamo. Eccoci qua, non toccare niente, Andre, sta fermo lì, non far vedere grafici, fermo, non toccare niente. Allora dicevo... Ma tanto lo sapevo che parlavi te. Lo sapevi, Però non te ne approfittare, perché io ho la connessione della Repubblica Dominicana, non è che sono attaccato al cavo di internet dell'oceano. Allora, dicevamo, mentre non c'eri, che il tuo approccio delle onde di Elliott arriva anche dal fatto che tu hai fatto statistica all'università, quindi è una conseguenza abbastanza normale il fatto che tu utilizzi quel metodo lì, che fra l'altro si dice che l'università non spiegano il trading, però le onde di Elliott le hai studiate lì, no? Sì, sì. Sì, però ecco, si devono adattare un po' al Forex, perché il Forex non ha un andamento naturale come gli altri fenomeni, ma diciamo che a volte è manovrato da notizie macro oppure da altri fattori, quindi bisogna un po' adattarlo, proprio per questo il Forex è molto in compressione. Anche per questo il Forex ha l'onda 2 più lunga, e quindi bisogna un po' adattarlo al Forex, ma ripeto, non è impossibile, anzi. Allora, dice Giulia che come insegni tu la struttura dei grafici, nessun altro la insegna, evidentemente ti avrà seguito per dirlo, e Giulia sì, è qui. Fantastico, Marco Guida lo conferma. Sì, anche Marco è un allievo. Fantastico. E poi, dato che siamo in vena di prezzi oggi, avevo trovato una battuta interessante da Daniele che ho messo su. Ciao Max, ho comprato il codice Max questa sera, mo mi servono i soldi per tradare, quelli me li dai tu? Andre, queste domande se le fanno a te tutti, no, però oggi no, è tutto tranquillo. Dovete sapere che Andre, facciamo una piccola disclaimer, è molto esigente con i suoi studenti, vero Andre che sei molto esigente? Bloccato Andre, tutto? Sì, ci sei. No, dicevo, tutto. Sei molto esigente con i tuoi clienti, no? Vuoi la serietà e vuoi l'impegno, eccetera, no? Sì, cioè, potrei anche, molte volte dico, chi me lo fa fare, magari arrabbiarmi così, perché magari qualcuno se ne va, magari qualcuno molla perché lo tratto, magari non lo tratto bene perché non rispetta le regole, però d'altronde io faccio sempre la riflessione, come nello sport, quelli che restano sono quelli che hanno le palle, quelli che mollano sono quelli che non hanno le palle. E siccome il Forex è gente con le palle, uno non si deve impressionare se chi gli insegna qualcosa cerca di avere disciplina, se io dico di rischiare l'1%, non bisogna rischiare il 3%, se io dico che c'è una compressione, non bisogna entrare, si entra, tutte queste cose qua. Cioè io lo faccio più che altro per evitare che i clienti perdano soldi. Se poi lo fanno come gli pare, allora è giusto che vadano, che facciano da soli.
però non, io non mi prendo la responsabilità di alcuni errori. Io, chi viene nella mia briga sa che il Forex è difficile, ci sono gli stop loss e bisogna gestirli. Per gestire gli stop loss bisogna avere il risk e reward molto, molto rigido e basta. Quindi sono delle regole, queste sono regole che ci stanno da noi. Poi se uno non, magari ha queste regole sono molto ristretto, pazienza. Però io continuo così perché tanti anni che lo faccio e mi sembra giusto continuare così. Certo, certo. Allora, rispondendo a Fabio, la SIG è stata a finire il corso in questa fase di congestione, dei segnali non sono così evidenti. Allora, lato Andrea, poi risponderà lui. Lato mio, io trado lo stesso, nel senso che le posizioni le prendiamo lo stesso. È chiaro che la velocità dei mercati è inferiore e comunque fa parte di tutti i business avere delle fasi più o meno congeniali all'operatività. L'importante è, prima di tutto, nelle fasi non congeniali all'operatività non perdere, perché la maggior parte dei sistemi che sono in fasi non congeniali operano lo stesso e provocano delle perdite. Quindi, prima di tutto. Secondo di tutto, se invece si opera, portare a casa in qualunque tipo di scenario, di volatilità, ecco, io poi la descrivo in questo modo, la volatilità, tu hai parlato di congestioni, comunque facciamo riferimento a qualcosa di simile come scenario. Altre domande per Andrea, ragazzi, abbiamo il super ospite, massacriamolo di domande, senza far cadere la live, però vai con le domande. Mi aspettavo qualcosa di un po' più tecnico, cioè riporto il super ospite e che domande gli facciamo? Che domande gli facciamo? Gli chiediamo una previsione su uno strumento o questo? Allora, Simone dice il codice Max si basa su una gestione con Edge? No, se lo descrivi così sarebbe veramente riduttivo. Assolutamente no. Vai, domande per Andrea, qualche domanda tecnica, non so, una previsione, un cross su cui Andre ti senti di fare una previsione, su cui avete messo il segnale oggi, ieri? No, guarda, allora, ieri l'ultimo segnale che abbiamo messo è stato domenica, dollaro Canada, Bari. Abbiamo sviluppato la prima salita che è l'onda 1, poi ha ritracciato, abbiamo ritirato mezza posizione, ha ritracciato, ha preso stop a zero, adesso stiamo aspettando la fine dell'onda 2 per entrare buy su dollaro Canada. Il problema di tutti i cross col dollaro, due in questo momento, uno sono molto in compressione, due venerdì stanno in non fan payroll, quindi la settimana dei non fan payroll è un po' complessa. Quindi dice, ecco, vedi la gestione del rischio. Oggi vedremo se ci sono le condizioni di entrare su un cross col dollaro e in compressione, allora o non si entra oppure si entra a rischio molto basso, perché comunque è un segnale non canonico. Questa è la gestione del rischio, non è che uno non deve entrare al mercato, però entra al mercato, sa che rischia molto, quindi rischia una piccolissima percentuale e basta, ecco. Questa è una piccola. Per quanto riguarda euro-dollaro, penso che salga nel lungo periodo, però in questo momento in quella brutta. Cioè, volevo far vedere il supporto dinamico sul mensile, fantastico. Se uno guarda euro-dollaro, c'è un cono sul mensile e il prezzo è arrivato proprio sul supporto basso del cono. E infatti, sì, ma infatti anche per me è da comprare tutta la vita. Dopo la compressione io mi immagino uscirà, certo, a rialzo per i motivi. Certamente. E però capite, è talmente, cioè noi entriamo se ci sono dei segnali, i segnali operativi sono segnali dei semafori che ci danno il via per entrare nel mercato. Se il segnale non c'è ancora, anche se in previsione potrebbe salire, noi non possiamo far nulla. Domanda di Mario, interessante. Dopo una compressione, cosa ti fa capire che diciamo è finita la compressione, si può entrare a mercato? Quale fattore si cerca? Allora, io ti dico come faccio io. Allora, da quando ho cominciato a far Forex, chi cada sui supporti e resistenze, compressione, butta un sacco di soldi, sempre fisso. È proprio una cosa, cioè... tutti i broker, quando uno apre un conto, ti faccio fare un corso di supporto e resistenza. Sembra come se il broker lo voglia punire, no? Molte faccio fare questo corso di
corso di supporto e resistenza sembra che invece è talmente difficile tracciare le compressioni, è talmente difficile entrare quando c'è una rottura, perché ci può essere una falsa rottura. Il modo per entrare su una compressione è il no swing partner, si chiama, ossia che vuol dire quando rompe la compressione non si entra subito, si aspetta che il prezzo ritraccia, ritesta quel livello e faccia un segnale. Quindi, per esempio, euro-dollaro. Spacca la compressione, non si entra lì, perché quello potrebbe essere proprio magari una finta. Si aspetta che sale, che scenda, ritocchi quel livello che ha rotto e faccia il segnale buy. Quello è il momento di entrare su euro-dollaro, né prima né dopo. Ok, Bello, eh? interessante. Questo è molto interessante, riguarda sempre la geometria dell'analisi grafica, però sicuramente è un'indicazione molto interessante. Allora, vero, via dei supporti, resistenze e compressioni, venerdì BioRSD e Stelio USD Canada per Marcello, qualcuno dice che ha tradato Tesla e ha fatto parecchio. A proposito di ciò, io non trado mai un cavallo che non conosco. E, perfetto, però congratulazioni a Marco che l'ha fatto e ci ha preso i soldini. Altre domande tecniche, vai, o qualche indicazione interessante da chiedere ad Andrea che è qui, o magari qualcosa su cui potete verificare un confronto, perché abbiamo approcci diversi, non facciamo la stessa cosa, anche se tradiamo le valute tutti e due, io magari trado anche le opzioni, insomma, abbiamo delle cose diverse. Classico pullback, dice Daniele. Oggi ho preso un piccolo sell su euro-dollaro, nel breve, perfetto. Buy USDCHF. Per esempio, buy USDCHF è buono, buy USDCHF è buono. Problema che anche questo, se si guarda bene, c'è una compressione. Cioè, Certo. quindi invito quelli che stanno in diretta, che non sono nostri clienti, se mi mandano una mail, gli mando il link domani per la trading room delle 2:30, in cui io traccerò tutte le compressioni daily in questo momento. Ah, perfetto. Quindi chi Allora, vuole. per essere veloci, riuscire a fare in tempo per domani, dove ti devono scrivere? C'è un posto, un sito? ReadyToForex@gmail.com. Io volentieri li invito a sentire la trading room, cioè noi tracceremo le compressioni e agli allievi darò le slide, cioè le slide già pronte, in modo che loro sappiano che c'è il segnale su euro-dollaro, c'è la compressione, te l'ho scritto che c'è la compressione. Cioè io lascio, cioè gli allievi hanno tipo un libro sulle compressioni, li lascio e poi vediamo. Qui per esempio stasera c'è un segnale su euro-dollaro? Io non entrerò, io sui miei conti non entro, però se uno vuole entrare fa rischio basso. Quindi. Quindi anche la capacità di non entrare è una capacità che distingue il trader bravo da quello non bravo. Perché non entrare non vuol dire non essere capaci, ma essere capaci di capire che potreste prendervi un granchio. Quindi molto spesso la capacità di non entrare significa essere dei killer, che non è che il killer spara ogni cosa che si muove. Ha un colpo da lontano per colpire l'avversario. Quindi spesso il trader, ne abbiamo anche parlato, e nel frattempo Siri, noi abbiamo Siri collegata alle Lyland, non so se ti è aggiornato su questa tecnologia, e quindi Siri ci ha postato automaticamente il tuo sito dove potete andare per entrare nella diretta di domani di Andrea, che è riservata di base al suo pubblico, ma che vi invita ad entrare di nascosto grazie alla live di oggi e al fatto che è nostro ospite. Quindi, cosa importante, non operare fa parte di saper operare. Se è il momento in cui il tuo sistema ti dice di non farlo, fa parte anche quello del gioco. EURGPY, signor Carosi, c'è una domanda per Euro, lei. euro, EURGPY, Euro Yen. yen, se l'euro sta scendendo, tutto ciò che euro yen, euro dollaro, euro Nuova Zelanda, tutto sta scendendo, dipende dall'euro, tutti correlati. Forse l'unico che sta salendo è euro CHF. Euro CHF
una salitina by, cioè, Euro CHF. Maledizione, è un cross maledetto, però potrebbe cominciare un'onda 3. Qui c'è una fuga di notizie. Irvin Maria dice che Siri manderà i nostri dati all'Agenzia delle Entrate. No, Siri è molto riservata, è un po' come le banche svizzere prima della trasparenza. Siri è molto riservata sui dati, non spiffera nulla neanche sotto tortura. Scrivete mail di Andrea. Redituforex@gmail.com. Redituforex@gmail.com. Sì, potrei fare dei test, dei tentativi di utilizzo della piattaforma, ma è meglio di no, ragazzi, perché tutto è live, tutto rimane, non cade niente, quindi i vostri dati sono un segreto, ha risposto Siri. Quindi redituforex@gmail.com, il sito l'abbiamo postato, potete scrivere a Nain Cotatti, così Andrea vi invita domani alla sua live riservata al suo pubblico, tra l'altro delle persone che sono nell'Academy, quindi non è una live aperta a tutti, ma è una live per i tuoi studenti, giusto Andrea, ho capito bene? Sì, mercoledì. Ok, tu tradi il petrolio, Andrea, o fai forex e basta? Io trado anche il petrolio, non sono molto un appassionato, però posso dire che il petrolio, domani con le scorte di petrolio, scenderà ancora e poi risale. Siamo in onda 5. Ma senti un po', ma se facciamo trading una vita, sei io che te, perché siamo due che non tradono il petrolio? Siamo due peracottari o c'è un motivo? No, è che è talmente manovrato che non va la vita. Ok, e come mai la gente a tradare sto petrolio così emozionante sulle montagne russe? Non ho capito. Vabbè, basterebbe dire che c'è gente che ancora trada il DAX. Cioè, questo è. Gli piace il rischio, gli piace perdere. Allora, petrolio, argento, DAX, qualcosa, franco svizzero, sono strumenti più pericolosi degli altri storicamente, proprio perché, cioè, l'oro è un bene rifugio, quindi sale quando ci sono problemi. Il petrolio, c'è talmente tanto petrolio a poco prezzo che adesso bisognerebbe mettere un buy con lo stop a zero, che però è probabilmente manovrato, però è molto tecnico il petrolio. Il problema è che è tecnico, poi succede qualcosa che lo fa diventare sporco, però a me non piace tanto, sinceramente. Tra l'altro inquina, e quindi come dice qualcuno. Va bene, molto bene. Michele ti saluta, è un tuo allievo. Per quanto riguarda l'oro invece, Andre. L'oro. Aspetta che vado un attimo a vedere, perché non è che mi ricordo questo momento. Qui, ma senza tu tradi, ti capita di farlo o no? Sì, l'oro sì. L'argento no. Anche l'oro sta in compressione, purtroppo. Se guardate, se tracciate, c'è un cono. Una compressione, il prezzo sta andando una parte alta, quindi potrebbe salire domani. D'altro canto, con la volatilità che c'è stata per 3 mesi di fila, se ci prendiamo anche una pausa dalla volatilità, non penso che ci fa male a tutti quanti, no? No, ma ripeto, qualcosa c'è, bisogna stare attenti a queste compressioni, dove si vede proprio che, cioè, quando il prezzo non fa più massimi, minimi, crescenti o decrescenti, vuol dire che non fa più onde, non fa più trend, e quindi uno cerca rogna alla fine, può cercare rogna. Ah, ecco una cosa, hanno limitato il trading sul petrolio. Ci sono alcuni broker, tra cui posso fare nomi perché è ufficiale, Swissquote ha deciso di sospendere le contrattazioni, Interactive Broker ha aumentato i margini per tradarlo. Certamente dopo che ha messo in difficoltà i broker, Interactive Broker ci ha perso 88 milioni di dollari sul margine del petrolio, non ha deciso di bloccare le contrattazioni, ma di chiedere più soldi per margine, quindi è passato da 6.000 a 28.000, così mi hanno detto, io non lo trado con i B, però è questo. Swissquote invece mi ha fatto arrivare una mail, un cliente che ha ricevuto direttamente, quindi ufficiale, la notizia si può dare senza tema di smentita, ha bloccato proprio, ha detto chiudete le posizioni entro X perché io non ve lo faccio più tradare per un po', perché i broker si stanno prendendo i rischi
sui margini e quindi vogliono evitare di farsi, di prendersi un rischio di impresa sul trading online. Loro negoziano gli strumenti, guadagnano dalle commissioni, ma non vogliono perdere dei soldi al posto dei loro clienti. Quindi questo è un po' così. Il cross non farà mai il 1000% come Amazon e Netflix, dice Marco. Allora, dai la tua risposta, Andre, se ti va, e io do la mia, vediamo se è la stessa o è diversa. Amazon io non ho mai tradato, io faccio Forex. Però dici, Amato, cazzo, però se voi tradate Amazon fa molto di più in velocità che il Forex, perché non fate Amazon, non fate Netflix, fate il Forex? Mo spiego subito perché. Allora, se guardi il grafico di Amazon di questi qua, è tutto salti, fai i salti, sono tutti buchi. Io faccio statistica, non faccio copri buchi. Per me il grafico deve essere un grafico statistico, sì, non può essere un salto continuo. Cioè, l'altro giorno mi sembra c'era una cosa, mi sembra proprio Amazon, che aveva fatto un segnale sell divergente, ha aperto in alto alla grande. Cioè io non riesco, perché gli indici sono troppo complessi, anche questi prodotti qua Amazon. Cioè, sono tanti tassi di cambio, tranquilli, sereni, li tradiamo quelli. Allora, sì, una risposta, Marco, te la traduco perché l'ha detto in un modo, Andre, che magari, se tu vuoi muntire la mucca, devi sapere qual è il campo dove si trova. Ti faccio un esempio: domenica dovevamo andare a fare anche la live, no? Siamo andati nel campo dove doveva esserci le mucche non c'erano. Allora, il problema è, se tu vuoi mungere la mucca, devi sapere dove è il campo, devi sapere come si munge, deve essere regolare. Andare a tradare strumenti che si muovono in modo irregolare rende irregolare la tua attività. Qui tu potresti avere un grande guadagno un mese dopo una perdita, a meno che non hai uno strumento di trading, per l'amore di Dio, durante sulle azioni, si può anche sulle azioni. Non è che voglio dire che non bisogna tradare le azioni. La mia paura è che, per come mi rispondi, tu fai gioco d'azzardo sulle azioni. Allora io quello che voglio dire, siccome non so come tradi tu, ma le obiezioni sono tipiche di un caso di questo tipo, allora vi dico, non cercate lo strumento per cercare l'adrenalina, perché l'adrenalina vi fa perdere soldi in borsa, mentre vi fa divertire a Gardaland, perché di base dovreste essere in sicurezza sulle montagne russe quando vi legano. Questo. Quindi non è importante che il segnale, il mercato, faccio le cripto perché fanno il 500% in un giorno e speriamo di aver messo lo stop che me lo prende, perché sennò mi trovo. Quindi questo ve lo dico perché io non posso sapere, tutto si può fare, guadagnare anche nozioni certamente, però ve lo dico perché sembra un'obiezione tipica di questo genere di problematica. Quindi breakout si viene, però si è ammazzata tanta gente col breakout. No. Come col coronavirus, quindi invece la risposta che gli ho dato è una risposta matematica. Cioè, io ho bisogno per tradare di un grafico storico, no, senza salti. Cioè, se io vado a tradare il DAX ogni mattina salta, e per me non va bene, per me statistico. Poi se uno trova il modo di tradare anche questi strumenti, ben per loro. Per me no, perché non riesco a vedere le onde se fanno i salti. Quindi la risposta invece è una risposta matematica, non è una risposta invece. Penso sarei d'accordo su questo, Marco, credo, almeno, cioè nel senso ragionevole, no? Non è che non vogliamo la velocità, cioè vogliamo guadagnare, ecco questo. Poi più è regolare il modo e meglio è, tutto qui. Poi dopo ci sono mille sistemi, cioè va bene l'azionario, non è che non va bene. Io ho fatto trading sull'azionario in opzioni, tradando di tutto, anche non sapendo qual era l'azione sottostante, spesso come vi ho spiegato. Però rende meno prevedibile il ritorno delle tue mosse. Il nostro obiettivo è decidere se fare il 5, il 6, il 10, il 12, e non far dipendere questo, già comunque dipende dal mercato perché è il mercato che ti paga, però non farlo dipendere da casi eccezionali. Meno ci sono i casi eccezionali, più prevedibile quello che viene e più è professionale, seriale, affidabile quello che fate. Altrimenti non vi fiderete mai dell'attività di trading, va bene? In che maniera viene applicata la statistica delle onde di Elliott al mercato? Beh, forse qui è un po' lunga la storia, però diciamo che tutto questo è il meccanismo che Andrea utilizza, però non in generale. Andrea ha personalizzato
il mondo delle onde di Elliott, perché le onde di Elliott, a parte che si possono contare altrimenti in 100.000 modi diversi, quindi Andrea ha serializzato, semi-meccanizzato anche il calcolo, quindi ha trovato un sistema su cui c'è l'affidabilità statistica e quindi che lui può utilizzare per fare trading. Decide su quali strumenti se la sente di farlo, l'obiettivo finale è che da lì si guadagna. Fare trading non è fare una sfida cercando di dimostrare che ogni volta si supera saltandosi sempre da una posizione più in alto, ma trovare un sistema regolare per guadagnare. Poi dopo alla fine rimani lì. Perché Andrea però continua a studiare, se sei arrivato a un punto che il modello funziona, perché continua a studiare, applicare, verificare, chi te lo fa fare alla fine di questo? Questo te lo volevo chiedere. Perché, allora, io ho la mia strategia, che va bene, però voglio che vada ancora meglio, perché io non voglio, voglio contare, cioè, allora, molti contano le onde di Elliott dal mensile, weekly, daily, H4, H1. Il mio percorso è contarlo al contrario, H1, cioè montare come il Lego, piccolo, piccolo, rimane. E siamo riusciti su alcuni cross, addirittura io ai clienti, a volte dico, l'altro giorno su Dollaro Canada, ragazzi siamo in onda di sesto grado 1, buy, guardate fra un po' finisce, usciamo. Manco 5 minuti, scesa. Perché poi adesso stiamo aspettando che comincia la 3 per rientrare. Perché praticamente da sotto si vede bene questa struttura, la somma di tante piccole onde dall'onda grande. Se riesco a tradare tutte quante, basterebbe che riesca a farla per 5-6 strumenti importanti. Noi già la nostra strategia daily va bene, però così riusciamo anche a entrare nel controtrend, capito? Quindi non facciamo solamente trend, ma entriamo anche sulle onde pari, le 2 e le 4. Questo è il mio obiettivo. Quindi è una strategia, è un miglioramento, perché noi le onde, quelle di ritracciamento, non le tradiamo. Adesso le tradiamo. Quindi questo è il nostro... C'è una domanda, Andrea, che ho paura a farti. Chiede Mario un parere sulle candele Equinasci. Le candele? Equinasci. Ma quei giapponesi? Non so, io no. Equinasci, quelle lì tutte che vengono disegnate così. No, guarda, io sai qual è il mio segreto? Il mio segreto è questo. E lo sanno tutti. Io non escluso te, cioè nemmeno. Io non so niente del Forex di internet. Non so nulla. Io su internet, hai visto i corsi internet? Io ho la mia strategia presa, messa nei miei grafici, e da là non mi sono mai spostato, sono 15 anni che sono là. Non so, cioè, è stato bellissimo, ad esempio, all'IT Forum di Rimini, un sacco di termini ho sentito, testa e spalla, tutte queste cose qua. Io ho detto, che? Poi sono andato a vedere, era un nollo per low. Cioè, capito? Quindi io, proprio per essere puro, vergine, non vedo tutto il resto. Sono contento della mia, resto con la mia. Quindi tutte queste cose più, non le so, i termini tecnici, sono ignorante, non lo so. Lo dico. È una bella cosa, ha laureato tra l'altro. Quindi, leggi, studia, sbriga un botto di roba, è dispersivo. Poi alla fine tu dici, ho trovato la mia, faccio la mia roba, sto lì concentrato, non voglio perdere di vista, e vado. Sì. Io trado le mie ondine, so quando finisce una e comincia un'altra, quindi entro all'inizio un'onda con segnali divergenti e durante l'onda la cavalco con lo swing, basta. Cioè, è abbastanza semplice. Semplicità. Ok. Semplice. Allora, riesce sull'average true range, nessuna delle due, penso di poter rispondere io a te Mario, perché il sistema di calcolo delle onde di Andrea è un sistema che ha tirato fuori lui. Less is more, sale, come dice. Abbiamo detto che loro sale, sta salendo in diretta, ammazza, porca. Ok, less is more, come dice Marco.
Nel frattempo mi si aggiorna su per la chat. Ok, di cosa state discutendo? Beh, la storia è un po' lunga, abbiamo iniziato un po' di tempo fa, sono 47 minuti che siamo in diretta. Qualche domanda? Sì, Andrea, uso lo stop loss e il take profit, assolutamente. Ehi. Sì. Ehi. Perché chi è che non lo usa? Scusa, c'è qualcuno che non lo usa? Dico, c'è, no, perché questa, c'è qualcuno che non usa lo stop loss? Mandatelo a ricoverarsi da qualche parte. Cioè, cioè, questa è nuova, no? Ma senti, cioè, non si usa lo stop loss? Non si fa risk reward? Non si rischia massimo il 2%? Se è così, io non faccio parte. No, no. Io quando voglio andare, la sera quando vado a letto, so che male che capita il giorno dopo, ho perso il 2% del mio capitale. Male, proprio male. E capita molto raramente. Figurati senza stop loss, che ormai succede qualcosa e va... No, no, no. Non esiste. Fantastico. Beh, a questo serve questo confronto, no? Sì, sì. Se facciamo tutti e due la stessa cosa nello stesso modo. Ma c'è... Allora, vediamo se possiamo togliere qui e mettere un'altra domanda. Vai. Oh, intanto USD CAD, che ti avevo detto che stavamo aspettando l'inizio dell'onda 3, forse non ci sono ancora le condizioni, perché noi, no, ancora no, mi dispiace, non si può entrare in buy, manca poco ma non si può. Fantastico, oggi un botto di domande in chat, fantastico, l'abbiamo fatta tutta domande oggi, Andrea. Vabbè, ma è, beh, questo è bello, cioè bisogna stare al servizio di chi ci sente, cioè lui fa sempre lezioni così, cioè giustamente chi sente fa, deve fare le domande, qualsiasi tipo di domanda, noi cerchiamo di rispondere, beh, se sappiamo, per esempio, il fatto delle candele non le conoscevo sinceramente, quindi per il resto ben volentieri. Diciamo che è un modo per agevolare il disegno, togliendo la sporcheria della candela, ma poi alla fine... Se ci sono dei miei clienti in linea, se ci sono dei miei clienti in linea, digli del test che stiamo facendo. Io domenica siamo entrati in buy su dollaro Canada, poi gli ho detto che eravamo in onda 1, poi gli ho detto che eravamo in onda 2, poi gli ho detto che stiamo aspettando l'onda 3 e noi stiamo aspettando l'onda 3, ma adesso vediamo, non è ancora pronto perché deve essere, cioè, sono tutte una cose matematiche che devono succedere per la fine delle onde, però diciamo che magari Allora anche l'elenco, tutto il modo che hanno fatto per cercare di pulire i grafici dallo, diciamo, sporco delle ombre, delle candele eccetera eccetera, è un sistema, no, per l'amor del cielo, è intelligente, perché hanno trovato un modo di rappresentare il grafico in modo diverso per esemplificare la lettura del prezzo. A me personalmente, ho provato a graficare così i grafici, non mi fa impazzire, però se uno alla fine si trova un sistema e ci tira fuori, ci sono mille modi di fare il pizzaiolo, il ristorante, l'idraulico, l'importante. Infatti ho detto, cioè, Max, io ho detto, cioè, io non è che dico che sono sbagliate, dico che non voglio confondermi, cioè io sto bene con la mia, perché magari se io vado a vedere gli altri grafici, mi confonde, io non mi interessa, io guadagno con la mia, non mi interessa di a vedere le altre candele, a me piace queste, perché sono, quindi non devo, cioè se posso miglioro la mia, ma non so quello che fanno gli altri, ma non perché gli altri fanno male, perché non voglio confondermi, magari gli altri sono, guadagneranno anche molto di più, però io non voglio sapere, perché non voglio essere influenzato, ecco. Sì, sì, ma guardate, adesso noi ridiamo e scherziamo, ma è una profonda verità, la maggior parte, una delle categorie delle persone che non guadagna con il trading, di solito ha come problematica quella di continuare a passare da una strategia all'altra, senza diventare specialista di una. Si stufa perché il mercato va in laterale 2 settimane, si stufa perché perde un mese, si stufa perché non gli piace, si stufa perché alimenta di più il suo desiderio di curiosità studiando una roba nuova che non usando sempre quella, e si dimentica della vacca da mungere che gli faceva fare il latte tutte le settimane e va con una vacca nuova. Guardate, fa ridere, è un problema serio. Vacca nuova.
vacca nuova, non lasciare la vacca nuova per la vacca vecchia, se non sai mai la vecchia. Che la nuova. Certo. Hai capito? Sono insegnamenti importanti, lo facciamo ridendo così ridiamo, ma guardate che la gente si spacca, è una delle ragioni superiore al 20% che continua a cambiare quello che applica senza imparare ad applicare un metodo e viene fuori un cinema, quindi è bello che ci si diverta anche, però poi quando cioè, è uno dei motivi, quindi è questo. Come fai a sapere se la tua o la sua è vincente? Allora questo io non lo devo sapere io o non lo deve sapere lui, noi lo sappiamo già e continuiamo a usare il nostro sistema. E chiaramente la gente potrebbe non saperlo, fidarsi o non fidarsi, ma quello è un altro problema. Quello è il problema di scegliere o non un formatore, fidarsi o no di un formatore. Il tema qui è un altro. Il tema fondamentale è che devi cercare di non continuare a vedere mille, se continuate a vedere mille cose nel mondo del trading, in generale dei settori tutti, c'è così tanta letteratura, possibilità, varietà, che come fai a imparare tutto? Non puoi imparare tutto, non ce la puoi fare. Se poi ti piace leggere, informarti su tutto perché ti piace, ok. Io conosco persone che leggono anche 4 libri al giorno, magari 3 libri al giorno, però perché gli piace, non perché applicano il contenuto di quei 3 libri, che fra l'altro magari è discordante tra di loro, quindi non ne esci più. Perché questo veramente è un problema. Io ci metto i soldi, perfetto. L'importante è che ci guadagni, perché anche quelli che imparano un sacco di cose e fanno un corso dietro l'altro, via l'altro, ci mettono un sacco di soldi, però magari alla fine dei 3 anni non guadagnano una cifra. Guardate ragazzi, io ricevo mail lunghe così, oggi ne ho salvate 3, ve le leggerò sulla mail senza chi l'ha scritta, di gente che non è che 1 anno, 2 anni, 3 anni che ci prova, magari è 8, 9, 10, 12. E quindi lo so come funziona, perché insomma è da tanto che facciamo trading sia io che Andrea e sappiamo che guadagnare 3 mesi non è guadagnare col trading online, neanche 6, è guadagnare col trading online, quindi questo è il punto. Devo imparare a guadagnare rischiando il meno possibile, questo anche è importante. Il trader esperto fa attenzione al rischio, quindi Andrea vi dice io non voglio i buchi sui grafici, i gap, non voglio qualcosa che mi fa esporre più del rischio previsto. Ragazzi, vorrei vedere qualche like in più, se ce la fate. Vai, giù qualche live in più, qualche like in più. Aspettavo da tempo questa live, guarda, non me lo dire a me. Senti la mucca, ti ha detto la sua, non me lo dire a me, che sto impazzendo con la tecnologia per poterla fare. Infatti oggi, appena ho potuto, ho chiamato Andrea e ho detto oggi facciamo la live, abbiamo fatto i test di corsa in mezz'ora per finalmente poterla fare, perché non aspettavo questo, che da dopo il Messico che le questioni tecniche hanno reso un po' difficile il tutto. Finalmente è arrivata questa nuova piattaforma che comunque con le connessioni mie non era da dare per scontato. Siamo live e sono contento. Fra l'altro prima di andare live eravamo già in ritardo di qualche secondo e c'eravamo ancora con i test con Andre che andava giù tutto, quindi ho detto mi sa che mi toccherà farla da solo, per cui grazie che siamo riusciti a fare questa live, ci tenevo tantissimo e continueremo a questo punto perché credo che le tecnologie ci daranno la possibilità di farlo. Perché oggi era una live anche un po' di presentazione e man mano faremo delle cose anche magari diverse, cercheremo di sorprendervi in vari modi e di soddisfarvi in vari modi. Per oggi così, se non altro era eccoci qua, siamo tornati, il live tutto funziona, 56 minuti ce la possiamo fare. Andre, volevi dire qualcosa prima di lasciare i nostri amici quest'oggi? Ti veniva in mente? No, io mi fa piacere che chi ha ascoltato questa diretta domani partecipi alla mia trading room. Di quello che io consiglio un po' dopo un po' di esperienza è quello di perché io capisco che molte persone, no, hanno molte nozioni, tantissime nozioni, a un certo punto però bisogna quagliare, bisogna mettere in pratica una strategia. Più io vado in giro, vado a sentire, a fare, e più avrò confusione. Devono cercare di sintetizzare. Come si fa? A forza di, magari uno ha una strategia, la testa in demo, se va bene, bene, se no è sbagliato, oppure deve affidarsi a corsi specialistici con persone che lo fanno per professione. Però sentire troppe cose così scopiazzando qua là su internet non è un,
una cosa buona. Cioè, ti dice uno che ha speso un sacco di soldi in corso di formazione, cioè tantissimi soldi in corso di formazione, e sono soldi ben spesi, perché comunque ti forma molto. Allora, c'è qualche altra domanda tecnica che sta arrivando, però forse una volta che scrivete ad Andre via mail potete avere delle risposte in più, perché sono state tantissime le domande in chat, e quindi c'è un ebook che potete scaricare dal sito di Andrea, vedo che qualcuno l'ha già scaricato, perfetto. A me spiace di non aver conosciuto prima Andrea, non avrei perso tempo, soldi a mal di testa, varie resistenze, supporti, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, a lui l'ho massacrato abbastanza, eh? Sì. Però ha capito, è una persona intelligente, perché ha cominciato male e l'ho massacrato, però adesso segue, l'ho subentizzato. Però se lui in chat dice mi ha mandato me, però mi tratti sempre male, infatti, però non sempre, però l'ho trattato male, però adesso è molto migliorato, molto molto. Comunque dovete sapere un'altra cosa che non abbiamo detto, perché chi ci segue da tanto lo sa già, ma chi ci segue magari ci ha visto oggi non lo sa. Andrea ha fatto sport a livello agonistico, la pallacanestro, ha allenato squadre a livello agonistico, si buttava nei palazzetti, quindi è chiaro che ha la capacità di chiedere molto a se stesso e moltissimo alla sua squadra. Quindi probabilmente nel modo che ha di gestire la sua squadra e di chiedere risultati non è come quel formatore che ti dice fai così, bravo, non finisce lì e basta. Lui vuole risultati da sé e dalla sua squadra. Quindi vi allena come un coach di pallacanestro. Tra l'altro adesso ancora allena, alle volte anche i ragazzini sono stati a vedere in Sardegna che allena, e vuole fare di vincere, perché insomma alla fine l'agonismo è agonismo. E quindi c'è questo spirito di agonismo anche quando Andrea, perché Andrea non vi spiega, vi allena, è il vostro coach, e quando c'è da urlare negli spogliatoi Andrea urla negli spogliatoi, ve lo dico perché adesso fa sorridere in alcuni momenti un po' di meno, traballa anche la 3D room e quindi intanto mi scrive a me, ma aiuto Andrea, però Andrea così vuole che tu guadagni, se non ce la fai, come dice Briatore, sei fuori. Giusto, Andre. Ogni tanto io dico sempre anche ai miei giocatori, che un vaffanculo non ha mai fatto male a nessuno. Capito? Un vaffanculo non ha mai fatto male a nessuno. Siccome io non ho presi tanti quando ero giocatore, e quelli che mi hanno insegnato di più sono quelli che me l'hanno detto di più. Ah, ma anche quelli che mi dicevano sempre bravo. Scintille lì. Quando io, i professori o gli allenatori che mi dicevano sempre bravo, non mi hanno insegnato niente. Invece quelli che non mi dicevano mai bravo, cioè mi dicevano meno bravo, però mi mettevano al corrente dei miei difetti per migliorare, quelli mi hanno insegnato le cose. Questo io, anche mio figlio, che giocava a pallanestro, sa quanti allenamenti usciva dal campo piangendo perché non faceva quello che dicevo io, però è andato a giocare in nazionale a pallacanestro, un bambino è andato a Nuoro, è andato a giocare in nazionale, quindi ci vuole anche questo, non sempre, però bisogna essere abbastanza di polso, ecco. Di polso, no, però lo diciamo così, diciamo le cose come stanno, sentite che diciamo le cose, è verità, è tutta verità. È così che funzionerà, quindi aspettatevelo anche nelle modalità. Perfetto, fantastico, è stato bello, divertente, appassionante, utile, credo. Che ne pensate in chat di questa live di oggi? Ritorniamo in diretta con Andrea Carosi? Sulle mani, vai in chat, fatemi sapere sì o no, votate, vai, al grande fratello. Torniamo? Andrea Premier. Fantastico, forza, su, votiamo in chat, ci riproponiamo con Andre su coi voti, sì o no? Allora, dove può seguire Andrea? Ready to Forex, come pronto per il forex.com,
Siri ha postato già in chat più volte, e, lo trovate lì. Io poi nella registrazione metterò anche il link da qualche parte, non l'ho messo nella pancia della presentazione perché io volevo postare le vostre chat, che è una cosa divertentissima con questo software. Quindi promossa la live con Andre, quindi torneremo in diretta con Andrea a parlare di, altre cose. Io sono arrivato tardi, va bene Luciano, ma c'è la registrazione. È stato molto bello stare in compagnia di Andrea, anche per me in compagnia vostra, con tutta questa partecipazione vostra e questo calore fantastico. Sono molto contento di ciò. Ma io farei una puntata solamente sulle domande, perché è bella così. Cioè, è giusto stare a servizio di chi ti sei, cioè non solo parlare, fare un monologo, fa la domanda che gli interessa, poi cerca di rispondere per quello che può. Fantastico. È più bello, lui. Il format è: torniamo in diretta con Andrea, domande, voi decidete le domande e noi decidiamo le risposte. Va bene? Ci vediamo in Sardegna. Ah, Mario manca, giusto. È giusto. Quindi così. Fantastico. Ragazzi, potremmo stare qui ancora un bel po', perché una cosa, se volete andare a vedere, è uscito il mio ultimo video, che non c'entra niente col trading, ma è la nostra ultima esperienza prima che ci fosse il lockdown. Siamo andati a vedere le balene. Siamo andati a vedere le balene, Andre? Mai. 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 E qui vengono dal Canada, in Repubblica Dominicana, per fare i piccoli, e c'è la possibilità a Samaná, che è una zona della Repubblica Dominicana, di andarle a vedere. Quindi è la ultima uscita prima del blocco. Non hai più l'audio, vero Andre? E all'ultimo, proprio al momento dei saluti, dai, reggi Andre, reggi che salutiamo. Ce la fai? Andrea Carosi, il cognome, Ready to Forex, il sito. Credo che ci sia qualche problema di connessione. Andre, ce la fai a salutare? No, sei bloccato. Non si sente. Ecco, sì, io ti sento però. Io ti sento che è bloccato tutto. Allora credo che è caduto tutto. Vi saluto io in conclusione, ce l'abbiamo fatta fino alla fine. Fantastico, vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre alle 21 sul mio canale, saluto anche a nome di Andrea sul suo canale, perché siamo in diretta anche sul suo canale Facebook, grazie mille per essere stati con noi, è stato fantastico, ci rivediamo presto, vi abbraccio e ci vediamo domani da me e al più presto ancora con Andrea. Ciao a tutti, ciao Max, Marco, Roberto, Irvin, Mario, oggi siete veramente tantissimi e non riesco a salutarvi tutti, vediamo se Andrea riesce a ricollegarsi per il saluto finale. Sembrerebbe che sta cercando di riutilizzare il link, però è blu, è blu come un puffo. Ciao Marco, ciao Ion, ciao Andrea, ciao Salvatore, ciao Miriam, ciao Ivo, vi saluto tutti quanti, Luciano, vediamo se Andre torna su, però schermata blu, ci puoi sentire Andre, poi saluti, ciao Andrea. Ecco, ciao Andrea, ti sentiamo per i saluti. Saluti, Andrea. Saluti a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. A domani, un abbraccio a tutti quanti. Grazie per essere stati con noi. Un abbraccio, buona serata e buonanotte.